Benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere come conquistare TikTok, come permetterci di crescere all'interno di questa piattaforma e acquisire il maggior numero di follower e visualizzazioni possibili. Prima di iniziare, mi presento, io sono Federico Rognoni, sono CEO e founder di Zen Production, una società che si occupa di creazione di contenuti per brand, influencer e multinazionali, soprattutto per il mondo dei social, ma anche per i media più tradizionali. E oggi appunto andiamo a vedere una strategia totale di come permetterci di crescere e conquistare TikTok. Su questa piattaforma è fondamentale vari elementi, tra i quali la costanza, la qualità e tutto ciò che facciamo a livello di categorizzazione, quindi di far capire alla piattaforma quali contenuti pubblichiamo e a chi mostrare i nostri contenuti. Quindi la strategia totale si fonda su questi tre punti, quindi sul categorizzare il nostro profilo, sul portare contenuti di qualità e sull'avere costanza all'interno delle nostre pubblicazioni. Quindi iniziamo subito con la strategia. I primi step che dobbiamo fare assolutamente sono quelli di categorizzare il nostro profilo in modo preliminare rispetto alla pubblicazione dei contenuti. Quindi quando noi andiamo a voler creare un progetto su TikTok, vogliamo farlo, iniziamo, quando abbiamo già tutto pronto, iniziamo a creare il profilo una settimana in anticipo rispetto a quando vorremmo effettivamente iniziare a pubblicare i contenuti. Quindi iniziamo a creare il profilo e su questo profilo iniziamo a interagire con profili simili al nostro, perché come abbiamo visto già in video passati, categorizzare il nostro profilo è fondamentale. Se non categorizziamo il nostro profilo, quindi non mostriamo a TikTok qual è la nostra nicchia e quindi a quali persone, a quali utenti dovrebbe mostrare i nostri contenuti, rischiamo che ne mostrerà alle persone sbagliate e di conseguenza i nostri video non piaceranno, non perché erano di scarsa qualità, ma perché sono stati mostrati alle persone sbagliate e di conseguenza avremmo fatto un errore a livello di partenza. Quindi prima di iniziare a pubblicare cerchiamo di addestrare l'algoritmo a mostrare i nostri contenuti alle persone giuste, e per farlo possiamo andare a interagire inizialmente con profili della nostra nicchia. Quindi ad esempio, se facciamo comedy, iniziamo a interagire solo con profili che fanno comedy. In questo modo, sul lungo termine, soprattutto durante questa prima settimana, passeremo mezz'oretta al giorno a interagire con questi profili. Metteremo mi piace, guarderemo tutti i contenuti, magari inizieremo a seguire qualche profilo se magari ci sta simpatico, eccetera. In questo modo TikTok capisce esattamente quello che ci piace. Per fare un esperimento e capire se TikTok ha iniziato a capire effettivamente cosa ci piace e quindi cosa devo pubblicare, andiamo nella sezione per te e iniziamo a vedere quali contenuti ci vengono fuori. Tutti i contenuti che non fanno parte della nostra nicchia teniamo premuto e premiamo sul tasto non mi interessa. In questo modo aiutiamo l'algoritmo a capire quali sono i contenuti che effettivamente ci interessano e che potenzialmente andremo a pubblicare. Mentre stiamo facendo questa strategia, andiamo a creare un piano editoriale, quindi un elenco con tutti i format che andremo a utilizzare, quindi magari il format nel quale andiamo a vedere determinati argomenti sul nostro profilo, l'altro quello delle classifiche, l'altro magari dei video dove non parliamo ma facciamo vedere degli allenamenti o un make-up o qualsiasi altra cosa solo con l'audio di TikTok. Quindi creiamo dei vari format che quelli saranno il nostro piano editoriale. Una volta creato il piano editoriale con tutti i format, poi andiamo a creare un calendario editoriale dove per ogni singolo giorno c'è scritto cosa andremo a pubblicare. Quindi magari lunedì la classifica sui 5 migliori allenamenti per le gambe. Il giorno successivo andiamo a vedere, sempre per quanto riguarda il mondo fitness, facciamo questo come esempio così almeno sarà coerente per tutta la strategia, andiamo a fare magari l'esempio di ecco un allenamento per fare gli addominali. Poi il giorno successivo non parliamo ma spieghiamo un esercizio attraverso solo le scritte e l'audio di TikTok. Il giorno successivo ancora parliamo dell'allenamento di Cristiano Ronaldo. Il giorno successivo ancora parliamo di i 5 migliori atleti in questo sport. E successivamente creiamo dei format per ogni singolo giorno. Dopodiché andiamo a registrarli tutti in anticipo rispetto alla pubblicazione. In questo modo, qualsiasi cosa accada nel mondo, quindi che noi stiamo male o che dobbiamo andare a fare un viaggio, abbiamo già i contenuti pronti. In questo modo poi possiamo salvarli nelle bozze e questi poi andremo a pubblicarli anche se siamo fuori a cena o siamo da un'altra parte e non possiamo registrare il contenuto in quel momento. Per fare tutto ciò è fondamentale avere una nicchia ben definita, quindi se noi non abbiamo già scelto qual è la nostra nicchia, ci verrà molto difficile fare tutto questo. Quindi lo step principale, prima ancora di partire, deve essere la definizione di tutto il progetto e la nicchia nella quale vogliamo inserirci.
soprattutto dato che su TikTok ci sono ancora nicchie molto scoperte, non dovremmo neanche essere troppo settoriali come su Instagram, dove non basta più parlare di allenamento, vogliamo parlare di allenamento in palestra per vegani eccetera. Dobbiamo parlare anche su TikTok, basta parlare di una nicchia anche più generale, perché comunque tipo nel fitness ci sono poche persone che parlano di fitness su TikTok, e di conseguenza possiamo andare a creare contenuti che piacciono a un pubblico molto più ampio, poi magari andando a specializzarci su singoli contenuti. Un altro punto di questa strategia che è molto importante è quello di andare a creare dei format per i quali siamo riconoscibili, quindi magari noi andiamo a utilizzare un audio che utilizziamo principalmente solo noi o comunque utilizzano poche persone nel mondo e creiamo un trend su quell'audio. In questo modo diventiamo super riconoscibili per quell'audio e quando anche le persone lo sentono utilizzare da altre persone si ricordano direttamente di noi, e questo è un obiettivo grandissimo che possiamo raggiungere, e una volta raggiunto avremo raggiunto una grandissima fidelizzazione del pubblico e siamo veramente cresciuti all'interno della piattaforma. Quindi creare dei format super riconoscibili che abbiano delle caratteristiche che si differenziano da tutti gli altri è fondamentale per crescere, perché sì, abbiamo detto che su questa piattaforma ci sono molte nicchie scoperte e che non è ancora satura, però allo stesso tempo ci sono tanti contenuti, e quindi se vogliamo differenziarci da tutti gli altri dobbiamo trovare delle caratteristiche uniche che abbiamo solo noi senza dover copiare per forza qualcun altro. Questo è veramente fondamentale, e se abbiamo dei format che utilizziamo solo noi riusciremo veramente a differenziarci da tutti gli altri. Anche attraverso le live possiamo veramente crescere, perché le live sono sicuramente spinte moltissimo in questo momento da TikTok, sia nella sezione per te che nella sezione seguiti che nella sezione in arrivo, dove sono tutte le notifiche, ci permettono di raggiungere un pubblico non solo che già ci conosce e quindi fidelizzarlo, ma anche di raggiungere un nuovo pubblico. Infatti adesso le persone possono mettere mi piace alla live e in base al numero di mi piace che riceviamo TikTok ci proporrà all'interno di per te. Quindi più mi piace abbiamo, più interazioni riceviamo durante la live, più TikTok ci mostrerà. Quindi se creiamo dei format originali all'interno delle live, potremo raggiungere un nuovo pubblico. Quindi nel nostro calendario editoriale cerchiamo di posizionare una o due live a settimana, in giorni prestabiliti, che andremo a fare per interagire con il nostro pubblico. Un altro punto di questa strategia fondamentale è quello di concentrarci sul watch time. Infatti il watch time, quindi tempo medio di visione, è la caratteristica, la metrica più importante all'interno di questa piattaforma. Senza un watch time alto non riusciamo ad avere un video virale o che comunque raggiunga un numero alto di visualizzazioni. Per avere un watch time alto dobbiamo cercare di far sì che le persone guardino il nostro contenuto per intero, quindi totalmente, e per farlo dobbiamo utilizzare diversi hook, quindi utilizzare delle frasi chiave, delle immagini, delle azioni che portino la persona a guardare il video per più tempo possibile. Per farlo dobbiamo posizionare questi hook ogni tot tempo, quindi non è che ne mettiamo uno all'inizio del video e poi basta, siamo a posto. Se il video dura 30 secondi dovremo metterne uno all'inizio, uno a metà e uno verso la fine. In questo modo l'attenzione del pubblico viene ripresa a più volte. Stessa cosa se il video è breve. Se il video è breve, magari dura 10 secondi, abbiamo bisogno di un hook iniziale nei primi 3 secondi che porti l'attenzione del pubblico e lo porti a guardare tutti i 10 secondi. In questo modo la metrica più importante per TikTok viene rispettata e ci permetterà di riuscire a crescere all'interno dei nostri contenuti. Un altro elemento che possiamo andare a sfruttare è quello di riadattare i trend alla nostra nicchia. Quindi cercare di fare in modo che i trend che vediamo all'interno della piattaforma siano riadattati per la nostra nicchia, dove magari qualcuno non l'ha ancora fatto, in modo che la persona che guarda il nostro contenuto potrà interagire perché si ricorda già quel trend, sa già cosa dobbiamo fare e andando a utilizzare le caratteristiche della nostra nicchia interagirà con più piacere, perché è già una caratteristica della piattaforma TikTok. Perché funziona così tanto? Perché c'è una community che conosce tutti i trend. Se tu parli con una persona che non ha TikTok e gli dici un trend di TikTok, non si ricorderà e non capisce di quale battuta stai facendo e così via. Se invece è un utente di TikTok, probabilmente ti farà un'altra battuta di TikTok e così via, e quindi li capirete solo voi. Perché funziona molto? Perché c'è questa grande community che su TikTok è molto forte. Se tu vai su Instagram, magari quel trend arriva dopo un mese e di conseguenza non fa più ridere agli utenti di TikTok. Quindi riuscendo a riadattare quei trend alla nostra nicchia farà sì che la community di TikTok risponderà in modo positivo a quell'utilizzo dei trend nella tua nicchia, cercando di sfruttarlo al meglio senza sembrare ridicolo o
una forzatura di quel riadattamento. Infine, l'ultimo punto di questa strategia è quella di andare a utilizzare hashtag e descrizione corretti. In questa settimana in particolare abbiamo già parlato 3 volte degli hashtag, questa è la 3ª volta della quale parliamo, e sono veramente molto importanti, perché a differenza di Instagram, dove ormai gli hashtag hanno sempre minore importanza, su TikTok hanno un'importanza diversa. Infatti non servono per essere visualizzati dentro la sezione dell'hashtag, ma servono a TikTok per capire quale tipologia di contenuto stiamo portando. E quindi io vi consiglio di guardare i video precedenti senza stare qua a ripetere la stessa cosa un'altra volta, quindi di utilizzare i 4 hashtag, uno grande, 2 medi e uno più piccolo, e cercare di categorizzare il vostro profilo e i vostri contenuti attraverso gli hashtag. Stessa cosa attraverso la descrizione. Vi rimando ai video che ho già pubblicato su questo canale, dove parliamo in modo approfondito di questo argomento. Quindi in questo video abbiamo visto una strategia che possiamo utilizzare, quindi una strategia base per poter crescere all'interno di questa piattaforma. Ogni giorno sto pubblicando un video dove vediamo un argomento specifico della crescita sui social, e di conseguenza potremo approfondire varie parti. Se non vuoi perdere questi contenuti, ti consiglio di iscriverti qui sotto. Se invece ti è stato utile questo contenuto stesso, ti invito a mettere mi piace. Se hai qualsiasi domanda, puoi farmi un commento oppure una risposta sui direct di Instagram. E per il resto ci vediamo al prossimo video.